Quanto è importante conoscere la fisioterapia nello sport? Ma forse è importante, ne parliamo fra 5 secondi. E buongiorno, benvenuti alle nuove dirette della Sport Science Academy, anche oggi basate su evidenze scientifiche. Devo dire che questa volta avremo sicuramente la felicità di tanti colleghi dell'area della fisioterapia che poi seguono questa pagina e soprattutto quelli che magari molte volte si dedicano agli atleti. Infatti la review di oggi è basata sulla rivista Physical Therapy in Sport e parla proprio della forza nei muscoli dell'anca che influenza gli infortuni al ginocchio. Quindi esiste una relazione tra il deficit di forza dell'anca, quella più debole, ed il valgismo dinamico del ginocchio nelle atlete e nelle donne. Questo è un aspetto, devo dire, interessante, perché pur essendo una review che potrebbe essere, dice, no, ma questa non ci interessa perché fa parte dell'area della fisioterapia. No, perché sono sempre collegate le riviste scientifiche. Questo è un messaggio che deve essere sempre chiaro quando affrontate i video su questa pagina. Le riviste scientifiche molte volte, quando trattano argomenti che sono un po' trasversali, in questo caso esigenze degli atleti, poi toccano tanti elementi. In questo caso, certo, nascono più infortuni, però perché nascono? Perché ci sono dei deficit di forza. Allora, in questo caso, quali sono le figure che devono interessarsi al problema? Sicuramente il preparatore, sicuramente l'allenatore, sicuramente l'atleta e ovviamente il fisioterapista. E oggi parliamo proprio con uno dei membri della Sport Science Academy, lui fisioterapista, Giovanni Carofiglio. Buongiorno Gianmario, buongiorno a tutti. La review che vorrei condividere con voi oggi va a mettere in relazione il deficit di forza della muscolatura dell'anca con il valgismo dinamico del ginocchio nelle atlete e anche nella popolazione femminile non atleta. Per quanto riguarda la letteratura, oggi questa ci dà dei risultati contrastanti, in quanto i test che vengono effettuati non erano gli stessi su tutte le donne. E in particolare però si è visto che quando vengono effettuati dei test tipo il single leg drop jump e lo step forward, questa relazione fra il deficit in particolare degli extrarotatori dell'anca e il valgismo dinamico del ginocchio diventava importante. Tanto importante che nelle donne si è visto che il rischio di sviluppare infortuni al ginocchio nelle stesse attività che compiono gli uomini è di 5,3 volte superiore agli stessi. Per cui importante è la prevenzione e la valutazione dei nostri atleti. Adesso lascio la parola a Gianmario per gli approfondimenti. Grazie a tutti. Grazie Giovanni, ma di sicuro non commenterò ulteriormente un'area che è della fisioterapia, però questo è un messaggio da cogliere e da portare a casa. Non si deve continuare a lavorare in Italia, soprattutto per compartimenti stagni, quindi uno è fisioterapista, quello è nutrizionista, quello è medico, quello è preparatore, quello è personal trainer, ognuno pensa di essere più importante dell'altro, poi alla fine non ci azzecca nessuno, perché è una catena e la catena, ahimè, si rompe sempre sull'anello più debole. Quindi in questo caso, come ha detto anche Giovanni da fisioterapista, ci sono delle problematiche che però riguardano l'allenamento che l'atleta fa e quindi magari nei sport di squadra soprattutto c'è un allenatore ma c'è anche un preparatore e quindi ovviamente quando nascono gli infortuni non bisogna poi andare a trattare gli infortuni in sé come se fosse un evento così che non si poteva prevedere. No, era prevedibile e gran parte degli eventi sono tutti prevedibili. Prevenzione non significa, come ho detto più volte, fare quella banalità che si chiama stretching, che non ha niente a che vedere con la vera prevenzione che fa parte delle evidenze scientifiche. Quindi, come abbiamo visto nella Sport Science Academy, poi sono contaminati perché i professionisti sono di tante aree e tutte le volte vengono messe in connessione queste aree, perché la fisioterapia è fondamentale, ma non dopo, come tutti i fisioterapisti che ovviamente io ho contatto, con i quali insomma ci sentiamo, ahimè, purtroppo il più delle volte il fisioterapista, così come magari in casi più gravi anche l'ortopedico eccetera, vengono consultati dall'allenatore o dall'atleta dopo, quando il fatto è già successo. Invece queste figure professionali vanno coinvolte prima, inizio stagione, perché si deve fare una contaminazione generale, così come facciamo noi nelle dirette, in modo che poi tutte le figure professionali possano mettere a punto la loro esperienza, la loro capacità, ma soprattutto le basi scientifiche, per poi impostare un programma preventivamente
che ovviamente protegga l'atleta durante l'anno. Non è una cosa difficilissima. La review di oggi la trovate su Physical Therapy in Sport ed è del 2018, quindi decisamente nuova, segnalata da Giovanni Carofiglio. Allora, grazie, se vuoi condividere stavolta condividi anche a colleghi o amici fisioterapisti, perché è veramente interessante far passare questo messaggio dove siamo tutti collegati dalle stesse evidenze scientifiche. A domani con la Sport Science Academy. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.